Ciao a tutti, Live from Real Italy, siamo qui con Matteo Bruniera dell'azienda Le Favole, associata al movimento turismo del vino Friuli Venezia Giulia da 2 anni a questa parte. Matteo, raccontaci un po' di questa bella azienda, dove si trova e come è strutturata? Allora, l'azienda è un'azienda che è nata negli anni 50, è stata rilevata dai fratelli Cadorin all'inizio degli anni 2000 e ha i propri vigneti in Carlino, proprio in località Le Favole, cioè la località dà il nome anche l'azienda. E c'è anche un piccolo aneddoto da raccontare, nel senso che Le Favole deriva dalla fabula, che era il luogo d'incontro della Vicinia, ossia della riunione dei capi famiglia nel periodo dell'impero romano, per cui ci fa capire che questa zona è un territorio che è sempre esistito. E la cantina invece si trova a Caneva, dietro il castello, è incassata su un terreno di Dolina Carsica, è stata scavata la roccia per mettere il piano terreno della cantina, e questo perché appunto le famiglie sono originarie di Caneva e durante il periodo di vinificazione è impensabile avere una distanza così grande appunto dall'abitazione a dove si va a vinificare, perché il vino va seguito in ogni suo passaggio. So che quest'anno, proprio in occasione di Cantine Aperte, c'è una novità, perché noi sappiamo bene, Cantine Aperte 30-31 maggio, ci sono tantissimi turisti che ci raggiungono dal resto d'Italia ma anche dall'estero. Che cosa potranno trovare alle Favole quest'anno? Alle Favole, in una vecchia casa padronale che abbiamo trovato, i primi documenti che parlano di questa casa sono presenti già nel catasto napoleonico, per cui risalgono agli inizi dell'Ottocento, e troveranno il nuovo Bed and Breakfast delle Favole, agriturismo Bed and Breakfast, dove saranno presenti 15 camere con 25 posti letto in varie disposizioni, dalla singola alla doppia alla tripla. In fianco c'è anche la rivendita dei nostri prodotti. Si trova una dislocazione a qualche chilometro dalla cantina, però sempre nel territorio comunale al confine tra Sicilia e Caneva, ecco. Benissimo, quindi un altro tassello nell'accoglienza del Friuli Venezia Giulia. Grazie Matteo. Grazie a te.